grazie di quello che abbiamo detto ora, di questo bel bambino, di questo bel insegnamento che cogliamo dalla figura e dalla festa di San Rocco. La campana ci richiama, ci invita a elevare il nostro pensiero, la nostra mente a Dio, dalle cose di quaggiù alle cose di lassù, dalle cose che appartengono unicamente al bene di questo mondo, alle cose che invece appartengono già in figura e in partecipazione, se vedono ancora completa al bene di lassù, al bene dei cieli, al possesso dunque della vita eterna, perché è verso quel possesso che noi, carissimi fedeli, se vogliamo essere dei veri credenti, dei veri cristiani, dobbiamo indirizzare tutta la nostra vita e tutto il nostro agire. Mi cari fratelli, dunque, buona e santa festa per voi, buona e santa celebrazione qui nella Chiesa parrocchiale, buona e santa partecipazione agli atti che vengono appunto da Dio, a Lui solo, onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eccellenza, la benedissima nostra comunità parrocchiale le chiede di benedire questa campana qui, che completa il concerto di 5 campane di epoche diverse, che quindi per il salmo ai primi anni del 200 sono confuse dalla famiglia Cascione, la quarta fu voluta da Don Bianchi nella Mariana nel 1984 e già all'epoca aveva il desiderio di comporre il concerto completo di 5. Purtroppo all'epoca la parrocchia non aveva le possibilità. Adesso che si è potuto, abbiamo completato questo suo desiderio, perché Don Ambrogio aveva voluto in tantissime chiese delle campane con la sua passione, quindi accontentato di portarlo così. Prima della benedizione della propria liturgica volevo spiegare una cosa brevissima sulla simbologia della campana. La campana ha due scritte che non sono in latino ma sono in italiano, perché già la campana dell'84 riporta le scritte in italiano, quindi per uguaglianza, per uguali, e essendo le due nuove. E sono, una scritta ricorda la dedicazione a Santi Nazario Recesso e l'altra scritta ricorda la dedicazione a memoria di Don Ambrogio Bianchi, parroco di questa comunità. Perché questo abbinamento? Uno, perché Santi Nazario Recesso sono gli antichi patroni del Mago, cioè tutte le parrocchie nascono, le nostre parrocchie, dalla primitiva comunità, la prima parrocchia di San Nazario Recesso, che è durata fino al 1248, dopodiché sono smembrate quelle di Sant'Antonio, San Bernardino, San Sebastiano, così via, di Mario Castello, come la teoria autonoma, hanno avuto la loro origine di fede da San Nazario. Secondo, perché Don Ambrogio nella sua vita ha avuto un fortissimo legame con la chiesa di San Nazario, che è sempre stata la sua croce d'inizio, quindi in entrambe le cose è stato il suo impegno costante per anni, quindi era giusto associare questi due nomi insieme. Ricordare che il sacerdote, l'opera che ha fatto nel restauro della pieve e i santi che sicuramente in cielo quando lui è arrivato l'hanno riconosciuto e l'avranno apprezzato per la devozione che ha cercato di ripristinare, perché quando c'era lui non si festeggiava neanche più, nemmeno c'era più il culto dei santi nel Recesso, quindi ha cercato di farli vivere, quindi ho pensato di appaiare questo, adesso ci alziamo in piedi. La nostra chiesa è dotata di una nuova campana, oggi è festa per noi, è occasione per cantare le lodi del Signore. Il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio, scandisce le ore e i tempi per la preghiera, chiama il popolo a celebrare la Santa Liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti e tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri. Celebriamo dunque con devota esultanza questo rito di benedizione. La voce del campanile ricordi a ciascuno di noi che formiamo una sola famiglia e ci raduni per manifestare la nostra unità in Cristo Signore. Dio nostro Padre, che vuole riunire
popolo della sua chiesa. Rivolgiamo con fiducia la nostra unanime preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, raduna in una sola famiglia tutte le genti. Raduna in una sola famiglia tutte le genti. Signore nostro Dio, che ci chiami l'unità, perché animati da un solo spirito, raccogliamo insieme l'unica via della salvezza, preghiamo. Signore nostro Dio, che del tuo popolo santo vuoi fare un segno privilegiato della tua presenza in mezzo agli uomini, preghiamo. Signore nostro Dio, che mediante il suono delle campane ci inviti a partecipare ai dolori e alle gioie del prossimo, perché sia più autentica la solidarietà fraterna, preghiamo. Raduna. Signore nostro Dio, che oggi vieni e Santa Letizia, la nostra assemblea, riunita nel tuo nome, e che annuncia ai fratelli il mistero del tuo amore, preghiamo. Raduna. Fatto risuonare la tua voce all'orecchio dell'uomo e lo hai invitato alla comunione con la vita divina, svelandogli i tuoi misteri e indicandogli le vie della salvezza. A Mosè, tuo servo, hai ordinato di chiamare a raccolta con trombe d'argento il popolo eletto. E ora non disdegni che nella tua chiesa risuonino i sacri bronzi che invitano i fedeli alla preghiera. Benedici questa nuova campana a te dedicata. Fa che i membri della tua famiglia, all'udirne il richiamo, rivolgano a te la loro mente e il loro cuore, e partecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli, si raccolgono nella tua casa per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la tua parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. In onore dei santi Nazario e Celso, a lode e gloria di Dio. Amen. Amen.